Buonasera a tutti, sono Dalila Bukalfa, chi non mi conosce, e sono arrivata oggi con tanti dolci argentini da assaggiare, certamente, che dobbiamo finire presto così andiamo là. Allora, l'accordo Nusif è una bellissima idea perché adesso possiamo collaborare insieme. E per questa collaborazione mi sono messa a correre a sinistra e a manca per poter realizzare, creare un'associazione che ho chiamato ADA, Associazione Dali Art. E il nome ADA, infatti, è venuto così. Ho incontrato una signora che si chiamava ADA, era una bellissima donna, una donna d'amore, una che non dimenticherò mai. È stata caro a me, cara, molto cara a me. Si sbaglio, va bene, basta che si capisce qualcosa. E l'ho chiamata ADA per lei. Questo è per il nome. Il lavoro l'ho iniziato in Algeria, creando e raccogliendo tanti artisti algerini. Ho fatto una scelta, una bellissima scelta. Ci stanno scrittori, pittori. Allora, abbiamo qui qualche libro che ho portato con me per il Book City Milano. Però avevamo preparato qualcosa di meravigliosa, però non abbiamo avuto nessun aiuto delle autorità. Abbiamo chiesto un visto per gli artisti. Era stato qui una meraviglia perché era un gruppo folcloristico algerino che fa delle presentazioni incredibili. Erano cinque e un'altra artista, un altro attore. Abbiamo preparato pure la canzone molto cara agli italiani, Bella Ciao, cantata dai algerini, sì. E era un bellissimo programma, mi dispiace tantissimo che non sono arrivati a raggiungere. Speriamo di sì, un prossimo incontro e qualcosa da fare per fare quello regolamento, perché anche con tutti i documenti rilasciati da Bruno Mancini, dalle associazioni Dila e Ada, niente, non ci sente nessuno, mi dispiace. Altro stiamo preparando tante cose, quella era una presentazione di dolci angelini fatti da quattro donne. L'una si chiama Hafida, è una insegnante che è una maestra per i dolci, non lo so come chiamarla. Sì, è un'altra signora che è mia sorellina, che si chiama Radia, che saluto tanto, e un'altra, la signora Salem Bortesh Negia. È stata aiutata da un'altra ragazza solo per farvi piacere e conoscere i dolci angelini. Il salato è stato fatto da una signora che si chiama Blepsi Somia, che saluto anche. E per dire la verità, non ho potuto portare tutto. Erano venuti quei ragazzi, avrei portato molto di più e molto belle cose buone, così da assaggiare. La prossima volta lavoriamo con Bruno Mancini a fare una giornata della cucina internazionale. Lo so che tutti verranno verso la cucina algerina, che è molto simile alla cucina italiana. E niente, noi stiamo lavorando, abbiamo realizzato il libro, tanti libri, magari un'emozione, che per la prima volta è molto multilingue, e c'è questo tocco algerino arabo, c'è l'arabo, dovete tutti iniziare a capire un po' di arabo, così facciamo
Allora, ci stanno dei libri, ci sono antologie che adesso l'antologia è internazionale, per questo va bene con il NUSIF, possiamo raggiungere questo sogno di avere un rapporto internazionale, infatti di essere a tre saremo a 50, a 60, a 100, magari di più. Per le traduzioni sono stati fatti da artisti, da scrittori, da amici e mi sa che questa antologia dovrebbe essere letta da tutti, lo speriamo. Grazie a Bruno, grazie a voi e ci vediamo dopo lì. Tanti anni che ci segui, che ho conosciuta la nostra cara Dani tramite Facebook, tramite Amri, ti ricordi? E quindi ci vuole tempo, però so che Bruno è un uomo che non demorde e Dale è un'altra che non demorde nel suo obiettivo e poi sono anch'io. Un tipo che mi impegno con altre associazioni culturali, sto cercando pure associazioni culturali straniere e infatti collaboro con Libe d'Arte, però Milano è lontano, non è che sta proprio vicino, perché questi sono vicino a me, è in provincia di Latina. E Libe d'Arte che ha partecipato alla fiera afro-cinese e ho mandato la sinfonia con l'Africa. Poi ho mandato anche la presidente dell'Orchidea Latina Messicana, anche lei l'invito di far conoscere questa antologia scritta in tutte le lingue e anche altre associazioni come peruviane. E sto cercando della collaborazione di tutti, di cui adesso anche sotto casa c'è l'associazione boliviana, quindi vediamo un po' che esce fuori. Un grande motivazione io lo trovo da Bruno e da Dali proprio perché hanno già fatto una grande pietra per costruire questo grande obiettivo. Grazie. Musica.